Ventesima pole position per Max Verstappen nell'ultimo appuntamento della stagione, che ha trascinato Perez in seconda posizione. Salve a tutti e benvenuti su F1 e dintorni. La stagione 2022 sembra dover terminare con un dominio incontrastato del bicampione del mondo Max Verstappen, che coglie la 20ª pole position della carriera dopo aver dato anche la scia al suo compagno di squadra Sergio Perez, che non ne ha approfittato appieno essendo un po' troppo staccato, ma ha comunque ottenuto un secondo posto che gli dà buone speranze di rimanere davanti a Leclerc nella lotta alla seconda posizione nel mondiale piloti. L'olandese aveva già fissato un tempo che gli avrebbe consentito di partire davanti, ma è riuscito a fare meglio nell'ultimo run con un tempo di 1 minuto 23 secondi 824 millesimi, che ha reso difficile l'avvicinamento di Perez. La Red Bull ha confermato che le cattive prestazioni del Brasile erano dovute ad un setup non azzeccato che ha permesso alla Mercedes di arpionare una doppietta. La Ferrari invece ha mostrato un passo migliore delle libere del mattino, dove era sembrata pasticciare un po'. Leclerc è terzo a meno di 3 decimi, non essendo riuscito a mettere insieme un giro perfetto con 2 sbavature in curva 6 e in curva 7. Ma Charles è stato bravo a contenere il distacco e domani dovrà darsi da fare per ambire al secondo posto nel mondiale. Per Verstappen, tuttavia, l'ultima qualifica dell'anno non è filata completamente liscia. Nella Q2 l'olandese ha lamentato una carenza improvvisa di aderenza al posteriore che l'ha costretta a chiudere il turno con il quarto crono. Nella Q3, poi, un improvviso problema elettrico ha obbligato il team a riavviare tutti i sistemi, impedendo così a Max di scendere in pista con Perez per fornire sin da subito la scia al suo compagno di squadra. Dopo le polemiche emerse nel finale di gara del Brasile, quando Max si è rifiutato di rispettare gli ordini di scuderia scavalcando Perez, oggi in casa Red Bull è sembrata essere tornata un'apparente serenità e stavolta è stato favorito Perez, che è sembrato soddisfatto per il suo secondo tempo, soprattutto per essere riuscito a tenere alle proprie spalle il diretto rivale in classifica Charles Leclerc e ha voluto ringraziare pubblicamente il team e Verstappen per l'aiuto fornito, spazzando via in questo modo le scorie post Brasile. Per Leclerc resta forse l'amarezza per non essere riuscito a stare davanti al messicano, diretto rivale in classifica, ma il monegasco ha massimizzato il potenziale della rossa in questo sabato. Per la Ferrari sarà importante chiudere la stagione con un buon risultato e cercare di non subire il sorpasso in classifica costruttori dalla Mercedes per non alimentare ulteriormente le polemiche che hanno accompagnato la scuderia ad Abu Dhabi. Leclerc, consapevole che contro Perez e la Red Bull in gara sarà dura, si è detto pronto a dare tutto per consentire al team di Maranello di mantenere il secondo posto in classifica. Carlos Sainz è quarto a 4 decimi. Lo spagnolo ha fatto il tempo nel primo run della Q3, ma nell'ultimo attacco non è riuscito a migliorare se non di qualche millesimo, ripetendo una caratteristica che si porta dietro nel tempo. La rossa in seconda fila ha potuto beneficiare anche di una mappa di motore decisamente più spinta. Carlos ha poi voluto sottolineare il grande lavoro svolto dal team nel ribadire un assetto che fino a ieri aveva creato qualche grattacapo soprattutto nella simulazione gara. Infine ha dichiarato di aver ben chiaro quale sarà l'obiettivo giornaliero per la gara di domani, tenere le Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell a bada. La Mercedes è approdata ad Abu Dhabi con la quasi certezza che non sarebbe stata all'altezza di lottare per la pole, ma ci si aspettava di più dalla W13 che abbiamo visto ad Interlagos la scorsa settimana. Le frecce d'argento hanno patito il risveglio della Ferrari, Lewis Hamilton quinto e George Russell sesto, separati tra loro di soli 3 millesimi, domani avranno un passo più insidioso in gara che potrebbero dare un bel da fare alle rosse. Le ultime qualifiche della stagione lasciano grandi punti interrogativi in casa Mercedes. La macchina, che da diversi GP aveva dimostrato grandi passi in avanti nelle prestazioni, confermati anche nelle precedenti sessioni qui ad Abu Dhabi, si è persa nelle qualifiche, ritrovando un gap che non si vedeva da mesi. Hamilton sembra non avere più grande fiducia in questo progetto, dimostrando una certa stanchezza ed ha anche dichiarato di pentirsi di aver accettato di fare un test nel prossimo martedì. Sperava proprio che domenica sarebbe stato l'ultimo giorno con questa macchina, mentre dovrà guidarla anche martedì e poi finalmente potrà non guidarla più.
Poi ha parlato anche con George Russell, vincitore dell'ultimo GP del Brasile, anche lui scettico di poter recuperare i punti necessari per prendere il secondo posto nel Mondiale Costruttori. Dovrebbero arrivare primo e secondo per recuperare i 19 punti di gap, una missione impossibile. A seguire si è qualificato Lando Norris con la McLaren, che riapre le speranze del team di Woking di sfidare l'Alpine per il quarto posto nel Mondiale Costruttori. Lando ha preceduto Esteban Ocon ottavo con la A522 e Sebastian Vettel, che ha disputato la sua ultima qualifica in Formula 1, che ha portato la Aston Martin in nona posizione. Bene anche Daniel Ricciardo con la seconda MCL36, che almeno sul finale potrebbe essere decisivo nel derby col team di Aston. Fernando Alonso per 28 millesimi di secondo non passa la Q2 ed è il primo degli esclusi, che si schiererà accanto a Yuki Tsunoda, che ha fatto un buon lavoro con l'Alfa Tauri in sesta fila. Anche Mick Schumacher, che ha disputato la sua ultima qualifica, ma non a causa di un ritiro, bensì per la decisione della squadra di appiedarlo, ha chiuso al 13° posto. Il tedesco si è tolto solo il gusto di stare davanti a Magnussen, che resta nel team americano. Lance Stroll non ha saputo sfruttare il potenziale della Aston Martin, mentre Guan Yu Zhou ha portato l'Alfa Romeo nella seconda frazione della qualifica, facendo ancora una volta meglio del suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Kevin Magnussen, dopo aver brillato in Brasile, cogliendo la sua prima pole position con la Haas, ha riportato tutti con i piedi per terra ed ha terminato 16° per 52 millesimi di secondo. Il danese sta davanti a Pierre Gasly, che continua un trend deludente con l'Alfa Tauri, pensando già all'Alpine del prossimo anno. Ma Yas Marina è parso piuttosto appannato. Valtteri Bottas con l'Alfa Romeo sembra appesantito e fuori forma e le ha prese dal suo compagno di squadra. Chiudono la lista le due Williams. Alex Albon sta davanti a Nicolas Latifi, ma questa volta l'angolo thailandese è stato più veloce solo di 26 millesimi di secondo. Scrivi il tuo pronostico, chi sarà il vincitore del Gran Premio e chi finirà al secondo posto nei due mondiali. E noi ci vediamo al prossimo video. Non scordarti del like e di iscriverti al canale. Ciao!